Benvenuti al TG Oristanese. Apriamo con il tema incendi estivi. È stata firmata la convenzione tra Regione Sardegna e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sentiamo. Obiettivo: difendere il territorio e il patrimonio ambientale dell'isola, oltre a garantire la sicurezza dei cittadini. Nei giorni scorsi, presso la Prefettura di Cagliari, è stata siglata la convenzione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Regione Sardegna. Erano presenti l'assessore regionale Gianni Lampis, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Marco Frezza, il comandante del Corpo Forestale, Fabio Miglioratti, e il direttore generale della Protezione Civile, Antonio Pasquale Bellui. Nella convenzione vengono definite le procedure operative per la collaborazione interforze, compresa quella nel coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi e rurali e di interfaccia, nonché il potenziamento delle sedi istituzionali dei Vigili del Fuoco. L'impegno economico della Giunta regionale dimostra come la partecipazione delle varie componenti pubbliche alla macchina regionale antincendio sia elemento essenziale per la salvaguardia del patrimonio ambientale per garantire a sardi e turisti di stare in Sardegna in sicurezza, ha affermato l'assessore Lampis. Il primo mese di campagna antincendio racconta un andamento nella media degli ultimi 10 anni, ma non per questo possiamo ritenerci soddisfatti. Sono circa 3.000 gli ettari bruciati in questi primi 30 giorni, perché l'allerta resta sempre massima, soprattutto per le condizioni meteoclimatiche che hanno registrato temperature elevate tipiche dei periodi più caldi dell'estate. Dal 2006 la competenza per il pagamento degli indennizi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole è stata trasferita alle province e, considerate le criticità nella gestione, abbiamo deciso di fornire alcuni indirizzi affinché sia possibile risarcire anche gli operatori agricoli, cosiddetti hobbisti. Lo ha detto l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Gianni Lampis, che ha inviato una lettera alla città metropolitana di Cagliari e alle province, chiedendo l'integrazione o la modifica dei regolamenti. Ora il punto di Paolo De Sogus sulla politica nazionale. Ad un anno dalle elezioni per il rinnovo di Camera e Senato, la situazione politica in fibrillazione, tutti sono alla ricerca di un riposizionamento, considerando che dalle urne, in virtù della legge che ne ha ridotto il numero, dai due rami del Parlamento uscirà la metà degli attuali parlamentari. E in attesa che si definisca la querelle tra il Presidente del Consiglio Draghi e il leader dei 5 Stelle Conte a certificare la tenuta o meno dei partiti, piovono i sondaggi, ultimo in ordine di tempo, quello commissionato dal Corriere della Sera alla società di Nando Paglioncelli. Il Partito Democratico, nonostante un meno 0,2, con il 20,8 torna ad essere il primo partito, scavalcando Fratelli d'Italia, attestato al 20, era al 21 nel precedente sondaggio. Scende ancora la Lega, è al 15, mentre i 5 Stelle si collocano al 2,6, perdendo oltre un punto e mezzo, mentre il Movimento Di Maio è collocato al 2,3 e Azione Europa di Calenda al 3,8, mezzo punto in più. La Giunta Solinas sta predisponendo il ricorso contro il decreto energia. Vediamo. Regione Sardegna ha annunciato il ricorso contro il decreto energia firmato dal governo lo scorso 31 marzo. Sarà presentato nei prossimi giorni con l'obiettivo di tutelare i diritti dei sardi ad avere una soluzione definitiva e strutturale al problema energetico, in modo da garantire un futuro adeguato al territorio e al sistema produttivo. Il decreto del governo disciplina l'individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie all'eliminazione graduale dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola, funzionali alla transizione energetica, conformemente a quanto previsto dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Il governo non può accantonare la leale collaborazione istituzionale, ha dichiarato l'assessora regionale dell'industria Anita Pili. Non può venir meno ai principi che sono sanciti dalla Carta Costituzionale e non può dimenticare che la materia energetica una materia concorrente, ha aggiunto. La Sardegna è stata protagonista in tutte le occasioni in cui è stato necessario rivendicare la propria autonomia e i propri diritti, ha sottolineato l'assessore della difesa dell'ambiente Gianni Lampis. Voltiamo pagina. Il commissario straordinario Massimo Torrente è intervenuto sulla vicenda della non elezione del rappresentante degli imprenditori in seno al consorzio industriale. Sentiamo. Il commissario della provincia di Oristano Massimo Torrente, chiamato in causa in merito alla vicenda
della mancata designazione da parte della provincia del rappresentante degli imprenditori nel consorzio industriale di Oristano, al fine di evitare fraintendimenti, fa chiarezza in merito alla verità dei fatti in questione. Una verità narrata in 9 punti, dalla quale emerge un dato di fatto, la non sussistenza, secondo il commissario, delle condizioni che portino a legittimare la designazione di Nando Faedda quale rappresentante degli imprenditori nel direttivo del consorzio industriale. Questo né prima, quando ne ha fatto parte, né dopo, quando la Camera di Commercio lo ha ricompreso nella terna di nomi dalla quale la provincia doveva indicarne uno, a sostegno della impossibilità di procedere tutta una serie di richiami burocratici, codici e norme, compresa quella che ricorda come Faedda per un periodo abbia ricoperto inopportunamente il ruolo di presidente del consorzio industriale. Poi la storia della terna contenente i designati, Faedda compreso, con la provincia che apre un'indagine sui nomi e accerta che 2 designati si tirano fuori dichiarandosi indisponibili. Resta Nando Faedda, sul quale è evidente che da parte della provincia esista un pregiudizio che non esclude la possibile incompatibilità tra la carica attuale di vicepresidente della Camera di Commercio e quella di possibile presidente del consorzio industriale. Passiamo a un altro argomento. Nel mese di giugno si stimano 25 milioni di euro di risarcimento a causa dei disservizi aerei. Sentiamo. Nel mese di giugno si stima una somma di 25 milioni di euro richiedibile da parte dei viaggiatori alle compagnie aeree per via dei pesanti disservizi aerei. Questa stima è stata raccolta dalla Claim Company, Italia Rimborso, che giornalmente riceve reclami da parte dei passeggeri, spesso lasciati da soli in aeroporto per via di un volo cancellato o di un volo in ritardo. Questa problematica è dovuta ad un aumento consistente dei voli operati da parte delle compagnie aeree, che per via della pandemia si ritrovano con un personale ridotto rispetto alle offerte. Si stimava che il comparto aereo e turistico si sarebbe ripreso in maniera graduale nei prossimi 4 anni, ma dai dati che emergono tali studi non corrispondono alla realtà, in quanto il turismo e i passeggeri aerei sono tornati ad una normalità che è andata oltre ogni aspettativa. La responsabilità dei disservizi ricade sulle compagnie aeree, alle quali i passeggeri possono richiedere un risarcimento che va da 250 a 600 euro, nel caso in cui il ritardo del volo superi le 3 ore, o se il volo viene cancellato con un preavviso inferiore a 14 giorni. È bene precisare che in situazioni di sciopero, come le diverse che stanno caratterizzando questi giorni, il passeggero non può richiedere la compensazione pecuniaria, ma può ottenere il rimborso delle spese sostenute per giungere a destinazione. La voglia di viaggiare è certamente tanta, il rischio però è che la domanda sia superiore all'offerta, con le compagnie che procedono con le tante cancellazioni improvvise. Per questo è importante conoscere i propri diritti. A tal proposito, Italia Rimborso, che assiste i passeggeri gratuitamente, ha messo a disposizione un servizio di assistenza 7 giorni su 7. La startup ha predisposto un form sullo home del proprio sito web www.italiarimborso.it, collegato all'innovazione brevettata che prestabilisce se il passeggero aspetta o meno la compensazione pecuniaria di 250 euro. Approvati gli interventi a sostegno dell'editoria libraria locale, della stampa periodica dell'informazione e per il miglioramento dei servizi di distribuzione. Lo ha stabilito per il 2022 l'assessore della pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, che ha messo in bilancio 230.000 euro. Anche il comune di San Vero Milis ottiene la gestione autonoma del servizio idrico. Nella seduta di venerdì 1 luglio, il Comitato Istituzionale d'Ambito dell'EGAS ha deliberato il riconoscimento al Comune di San Vero Milis della gestione autonoma del servizio idrico integrato. Si chiude così un percorso di interlocuzione avviato negli ultimi anni tra l'EGAS e la Giunta Comunale, che chiedeva di gestire autonomamente il servizio. Il sindaco Luigi Tedeschi, soddisfatto per il risultato raggiunto. Una vittoria politica resa ancora più importante perché abbiamo dimostrato che solo con la partecipazione l'impegno di tutti si riescono a raggiungere grandi esiti e sulla gestione autonoma del servizio idrico il popolo sanverese è stato coeso e determinato, ha dichiarato Tedeschi. Il nostro comune impegna tantissime risorse umane ed economiche per dare un servizio puntuale, ma permangono criticità rappresentate dalla morosità che stiamo gestendo incaricando una società di recupero crediti e dalle reti ormai vetuste che richiedono urgenti interventi di manutenzione che finalmente potranno essere realizzate con finanziamenti regionali.
riparte la campagna di anagrafatura canina ASL Oristano, mirata alla prevenzione del randagismo attraverso l'inserimento di un microchip sotto la cute del cane, una sorta di carta d'identità dell'animale che in caso di furto o smarrimento, con l'ausilio di un lettore ottico, permette di associarlo al suo proprietario. Con il riavvio dell'attività viene introdotta un'importante novità destinata a semplificare ulteriormente la vita dei cittadini, specie di quelli che abitano nelle aree periferiche. Oltre ai consueti Microchip Day, giornate di microcepatura gratuita organizzate nei centri urbani dal servizio Anagrafe Canina, randagismo e igiene urbana, in collaborazione con i comuni, i veterinari ASL effettueranno l'operazione a domicilio, sempre gratuitamente, per i cani rurali che si trovano nelle aziende agricole o d'allevamento della provincia di Oristano. Passiamo ad un altro argomento. È stato nominato Suco un Poito Reddu per la Sartiglietta estiva. I dettagli nel servizio. Il Consiglio d'amministrazione della Proloco d'Oristano ha dato il via libera alla designazione di Suco un Poito Reddu per la Sartiglietta estiva del prossimo mese d'agosto, in programma a Torre Grande. La terna dei mini cavalieri che guideranno la corsa in versione estiva è stata proposta dall'associazione ipica Giara Oristanese. La pariglia del capocorsa è composta da Giulia Piras con Poito Reddu, amazzone oristanese di 17 anni, che monta a cavallo da quando ne aviva 5. Ha partecipato a 8 sartigliette e sarà in sella Wilson, un jarab grigio di 7 anni, cavallino molto bravo ma impegnativo. Il fratello di Giulia, Mattia, è stato con Poito Reddu nella sartiglietta estiva del 2018. Aurora Pala, 16 anni di Oristano, sarà su Segundu. Aurora, nipote di Graziano, protagonista della sartiglia, ha partecipato a 5 sartigliette e frequenta la scuderia Giara Oristanese da 8 anni. Monterà Vanitosa, una cavallina jarab grigia di 8 anni. Infine, a completare la pariglia del capocorsa, una ragazza che arriva da Nuoro, Aurora Cugusi Suderzu, di 13 anni. Fa parte di una famiglia di appassionati e proprietari di cavalli e monterà Armonia, jarab grigia di 17 anni. La sartiglietta estiva, che da qualche anno si tiene la domenica precedente al Ferragosto, si svolgerà il 14 agosto a partire dalle 18.30 negli spazi al termine del lungomare Eleonora d'Arborea, lato Porticciolo, spiega in una nota il presidente della Proloco Gianni Ledda. La scelta della location si è resa indispensabile per evitare disagi ai residenti. Inizierà con la vestizione di Suco un Poito Reddu e a seguire tutti gli atti della sartiglia, incrocio delle spade, le corse alla stella, la corsa con su stocco, sarremada, le pariglie e la svestizione. La manifestazione riprende dopo 2 anni di forzata interruzione a causa dell'emergenza sanitaria che aveva bloccato tutti gli eventi con presenza di pubblico. La sartiglietta è molto attesa dagli appassionati che durante il Carnevale 2022 hanno solo potuto assaporare una assaggio tra la vestizione e la benedizione con Santa Pia de Magliu in Sasea de Santa Maria. Venerdì 8 luglio, alle ore 21, presso il Centro Servizi Culturali Unla di Oristano, si terrà la presentazione del documentario Bosnia Express di Massimo Dorzi. Questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Ora vi lascio al TG Nazionale. Arrivederci.